cosa. Ai tipi di ingegneria. Abbiamo diverse facoltà, a partire dalle relazioni con i figli, in Cipro. Ben şad oldum ki, kaydettim yeniden akademiye. Presidente della Repubblica Italiana, Sua Eccellenza Sergio Mattarella. Cari studenti, docenti, ospiti, signore e signori, oggi per l'Università ADA è un altro giorno storico. Abbiamo il grande onore di ospitare il capo di Stato di una nazione europea molto importante, il Presidente della Repubblica Italiana. Questa è un'occasione unica per i giovani studenti dell'Azerbaigian di apprendere dalle parole di uno statista europeo di grande esperienza e visione. Magnifico rettore, autorità, cari studenti, sono lieto e onorato di poter prendere la parola quest'oggi davanti a voi. E ringrazio molto il rettore Avito Steiner per aver organizzato questo incontro e per l'accoglienza generosa che mi è stata data con le sue parole. Prestigiosi capi di Stato hanno avuto il privilegio prima di me di prendere la parola in questo auditorium. Tra questi ricordo Simon Peres, figura di grande rilievo internazionale, presenza che testimoniano le scelte di apertura verso il mondo, di confronto tra culture, di disponibilità al dialogo di questa Accademia. Si tratta di scelte che manifestano grande lungimiranza, realizzate in un'epoca attraversata da tensioni in una parte del mondo, questa regione in cui si trova la Verdun, caratterizzata talvolta da equilibri fragili, se non da situazioni di vera e propria crisi. Era mio desiderio avere la possibilità, nel quadro della mia visita, di un incontro pubblico e particolare, di un dialogo con gli studenti. E sono lieto del fatto che tra voi siano stati anche due studenti italiani che hanno conseguito un master in secondo livello. La via dell'Azerbaigian risiede in larga misura nelle vostre mani, chiamati come sarete a determinare il futuro del vostro paese e delle sue relazioni internazionali, a partire dai legami con le nazioni geograficamente a voi più vicine e a quelli con i partner dell'area del Grande Mediterraneo, ai quali si è rivolta la vostra attenzione in anni più recenti, e tra questi l'Italia. Non è quindi un esercizio sterile in occasione della prima visita di un capo dello Stato italiano nel nostro paese di percorrere la strada compiuta insieme per provare ad accennare ad alcune possibili direttrici per lo sviluppo ulteriore delle nostre relazioni. Nei colloqui molto cordiali che ho avuto stamani con il Presidente Aliyev abbiamo rievocato le origini degli antichi legami che uniscono i nostri popoli. Robustan, non lontano la base, si trova la più orientale delle iscrizioni romane pervenute fino ai nostri giorni. Alla fine del primo secolo d.C., la regione dodicesima, cosiddetta Fulminata, si trovava in questa terra, a sostegno del regno dell'Albania caucasica, con cui Roma intratteneva rapporti politici e commerciali. Lo testimoniano anche i ritrovamenti numerosi di carattere archeologico che hanno riportato alla luce nel territorio del vostro paese monete e manufatti risalenti a vari imperatori romani. Le relazioni tra queste terre e l'Italia non si sono interrotte mai lungo tutto il Medioevo e la prima età moderna. Al pari di molti uomini di comando,
commercio e di impresa di ogni epoca, Marco Polo costeggia queste terre nel suo viaggio verso la Cina, consegnandoci una descrizione del petrolio che qui trovava in abbondanza, anche allora. Si legge nel Milione di Marco Polo: c'è una fontana d'olio che scorre con grande abbondanza, tanto che se ne possono caricare 100 navi per volta. Non è olio da usare per condimento di cibi, ma buono per ardere e per ungere i cammelli. Per quest'olio viene gente da molto lontano e per tutta la contrada solo quell'olio si arde e si brucia. Recenti studi dell'Accademia Nazionale delle Scienze della Terra, intrapresi dal professor Farid Akbarli, ci hanno restituito una messa di manoscritti che testimoniano la costanza dei contatti tra le diverse dinastie che hanno regnato in questa regione e gli stati italiani. Fra questi importanti documenti vi sono corrispondenze diplomatiche con le dinastie degli Icani, dei Safavidi, degli Assaridi e manoscritti antichi, riconducibili ad antichi poeti medievali che hanno scritto in lingua azerbaigiana, come Nasimi e Futuri. Questo secolare percorso raggiunse un autentico punto di svolta nella seconda metà del XIX secolo, quando la crescente industrializzazione delle attività estrattive proiettò l'Azerbaigian nel grande gioco dei commerci e della politica mondiale. L'Azerbaigian si trovò ad essere, con la messa a disposizione delle proprie ingenti risorse energetiche, interprete e protagonista del più significativo processo di modernizzazione nel mondo, segnando nel profondo i modelli di vita del XX secolo. L'impulso innescato da questa dinamica si riflette ancora oggi nelle strade di questa splendida città e non è assente tra i fregi e le sculture che adornano le strade del centro storico di Baku la mano di architetti e di artigiani italiani che qui lavorarono nei decenni a cavallo tra 800 e 900. In quel periodo si assistette anche a una forte crescita dell'interesse di industriali, commercianti, studiosi e diplomatici italiani nei confronti di quest'area. Lo testimonia tra gli altri il brillante lavoro di Luigi Villari, diplomatico e giornalista italiano, autore di pagine affascinanti sul Caucaso e in particolare su Baku, crocevia di commerci, innovazioni e grandi ambizioni. È un clima di apertura, dinamismo e disponibilità alla convivenza pacifica che proprio 100 anni fa nacque la Repubblica Democratica dell'Azerbaigian. Un centenario che avete celebrato anche attraverso iniziative in Italia e al quale mi sono idealmente associato inviando un messaggio di felicitazioni al vostro Presidente della Repubblica. Un'esperienza, quella della Repubblica Democratica dell'Azerbaigian, che seppur per un periodo troppo breve ha rappresentato una promessa di cui il popolo azero potrà sempre andare orgoglioso. Colpisce, laddove si consideri con la debita attenzione il contesto storico-politico nel quale tale scelta maturò, la decisione dei padri costituenti azerbaigiani di costituire uno Stato laico, primo nel contesto islamico, ad assicurare il diritto di voto alle donne, prima di tanti altri paesi, ad esempio 28 anni prima dell'Italia. Quella Repubblica fu un valoroso esempio di democrazia attraverso l'istituzione, sul finire del 1919, di un corpo legislativo provvisorio e la previsione di un Parlamento che sarebbe stato composto di 120 membri rappresentativi di tutte le componenti della società di allora. Colpisce l'attribuzione di seggi accanto alla componente maggioritaria, quella di etnia azerbaigiana, alle minoranze armena, russa, ebraica, tedesca, polacca e georgiana.
capace un chiaro esempio di Stato moderno, capace di ricomprendere nel perimetro dei diritti di cittadinanza tutta la popolazione, indipendentemente dalla cultura di origine. Con quella Repubblica l'Italia intrattenne contatti proficui, stabilendo a Baku una propria rappresentanza ufficiale. Documenti dell'epoca lasciano trasparire con chiarezza come sin dagli albori le autorità italiane abbiano scorto nella Repubblica Azerbaigiana un nuovo attore di rilievo particolare, ravvisando sin da allora il potenziale per una proficua collaborazione sulla base di una piena complementarietà di interessi. Anche i successivi decenni hanno dimostrato che questa è rimasta una porta verso l'Occidente, seguendo una tradizione e una vocazione millenaria. Grazie alla forza della cultura e ai nostri legami di amicizia, i rapporti tra Azerbaigian e Italia non furono mai spezzati. Risale ad esempio al 1972 il gemellaggio tra Baku e Napoli, simbolica e concreta testimonianza della rilevanza di quel ponte tra i nostri due mari, il Caspio e il Mediterraneo, che siamo ancora oggi e con convinzione impegnati a rafforzare. Magnifico rettore, cari studenti, quella dei nostri popoli è un'affinità che affonda le sue radici nella storia e che la nuova indipendenza dell'Azerbaigian ci ha consentito di rilanciare con vigore. Oggi il ponte tra il Caspio e il Mediterraneo è più importante che mai. Ed è proprio che guardando al futuro che l'Italia si rivolge all'Azerbaigian come un partner cruciale. È un elemento qualificante di quel grande Mediterraneo in cui il nostro Paese è inserito ed è protagonista. L'Unione Europea, fattore determinante di equilibrio e di progresso dell'intera area, contribuirà per la sua parte al consolidamento di un sistema di relazioni internazionali sempre più orientato alla convivenza pacifica di Stati e di popoli. Un orizzonte comune, dunque, quello a cui ci rivolgiamo, nel quale al nostro giudizio l'area caucasica riveste un ruolo di cerniera tra continenti, influenzando in modo vitale l'equilibrio della regione mediterranea, da un punto di vista politico, economico, culturale, oltre che per la sicurezza e tutto l'arco strategico che unisce l'Europa occidentale e orientale, il Medio e l'Estremo Oriente. Un processo di stabilizzazione della regione è vitale anche per l'Italia. Per questo sosteniamo gli sforzi in atto, anche attraverso il rafforzamento del ruolo delle istituzioni multilaterali come l'OSCE, in cui l'Italia esercita attualmente la presidenza, deputate proprio alla sicurezza e al dialogo regionale. La dolorosa questione del Nagorno-Karabakh costituisce un ostacolo innegabile alla pacificazione del Caucaso e ne riconosciamo tutta la gravità. Siamo impegnati convintamente a sostegno della composizione del conflitto tramite il negoziato in corso, condotto sotto legge dell'OSCE dalla copresidenza del gruppo di Minsk. Nel primario interesse di tutte le popolazioni coinvolte occorre che la risoluzione del conflitto sia assolutamente pacifica e si basi sulle norme e i principi della Carta delle Nazioni Unite e delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, facendo pieno riferimento ai cosiddetti principi di Madrid e alle disposizioni dell'atto finale di Helsinki. L'Azerbaigian rappresenta uno snodo di fondamentale importanza tra diverse macro aree sociali, culturali e politiche. Ponte tra Est e Ovest, partner importante per l'Unione Europea e per la NATO, elemento di equilibrio e di dialogo tra Iran, Russia, Turchia e le straordinarie realtà culturali delle quali questi paesi sono portatori. Attraverso la politica estera equilibrata condotta negli ultimi decenni, Baku si è accreditata quale protagonista nel dialogo regionale. L'Italia sarà lieta di continuare a sostenere l'Azerbaigian nel suo sforzo di contribuire alla stabilità
e allo sviluppo della pace in questa regione. Si tratta, peraltro, di condizioni essenziali anche per utilizzare appieno il potenziale economico che si sviluppa lungo la direttrice Caspio-Mar Nero-Mediterraneo. Una rotta strategica per la diversificazione degli approvvigionamenti energetici diretti in Europa e per lo sviluppo di nuove vie commerciali intercontinentali che possano fungere da volano per una crescita condivisa e di lungo periodo. Un secolo fa, mentre l'Italia stabiliva i primi rapporti politici con il moderno Azerbaigian, era già evidente agli occhi degli italiani che si affacciavano in questo paese la complementarietà dei nostri sistemi economici, con l'obiettivo di assicurare il benessere dei propri cittadini, promuovere lo sviluppo, diventare protagonisti del sistema degli scambi internazionali. Una visione che non ha certo perso di attualità a fronte delle complesse sfide poste dall'economia moderna e della sua accresciuta interdipendenza. Vi è piuttosto ampio spazio per una intensificazione a tutto campo dei nostri rapporti economici, un obiettivo che passa attraverso una maggiore presenza di intrapresa, di imprenditori italiani in Azerbaigian e la nostra volontà di partecipare ai progetti di sviluppo di settori promettenti e strategici come la logistica, le tecnologie sostenibili, l'agricoltura. Magnifico rettore e cari studenti, ho più volte posto l'accento in questo intervento sull'importanza dei valori di convivenza pacifica e di apertura che l'Azerbaigian ha saputo coltivare. Ed è su questo tema che vorrei tornare prima di concludere il mio intervento. Questa città ospita qualificati rappresentanti dell'Islam, dell'ebraismo e del cristianesimo ortodosso, cattolico e protestante, un elemento questo di significato straordinario. Osserviamo con attenzione e soddisfazione la volontà di valorizzare e perpetuare auspicabilmente con sempre maggior convinzione e portata il modello di vita in comune sviluppato dalle diverse etnie e religioni nella loro diversa consistenza. Un'esperienza che offre agli azerbaigiani, specialmente ai più giovani, attrezzi utili a confrontarsi con il resto del mondo. Secondo un proverbio del vostro paese, una casa senza un ospite è come un mulino senza acqua. L'accoglienza, la generosità e il confronto tra donne e uomini di culture, etnie e confessioni diverse costituiscono valori irrinunziabili, perché soltanto coltivando il dialogo con l'altro siamo in grado di ampliare i nostri orizzonti, di comprendere le sensibilità dei popoli diversi, riconoscere e affrontare le sfide, costruire il bene comune nelle nostre società. Soltanto in questo modo siamo in grado di garantire a ciascuno il pieno rispetto di quei diritti fondamentali che sono alla base dello sviluppo di ogni comunità ordinata. Sono orgoglioso che nell'ampio spettro delle nostre relazioni bilaterali i rapporti culturali abbiano un ruolo centrale, grazie alla moltiplicazione delle iniziative adottate negli ultimi anni. La maturazione delle civiltà dipende in maniera essenziale dalla reciproca influenza che ciascuna cultura è capace di ricevere e di esercitare sulle altre con cui si confronta. Domani presenzierò insieme al Presidente Aliyev all'inaugurazione di una mostra dal grande valore simbolico che prevede l'esposizione dei ritratti custoditi in Italia a Firenze presso la Galleria degli Uffizi dello Shah Ismail, fondatore della dinastia Salafide e importante poeta in lingua azera, di suo figlio Tamas. Conosco il rilievo storico e il valore letterario culturale che il popolo azerbaigiano attribuisce alla vicenda dello Shah Ismail e per questo vorrei rinnovare il mio ringraziamento agli Uffizi e alla Fondazione Edar Aliyev che hanno compreso appieno il significativo portato simbolico dell'iniziativa, rendendo possibile l'inaugurazione nel corso di questa visita che sto compiendo qui in questo paese amico.
è particolarmente significativo che stiano allacciando nuovi legami, soprattutto tra le giovani generazioni. L'Italia è divenuta, nel volgere di pochi anni, la destinazione principale degli azerbaigiani desiderosi di studiare nei paesi dell'Unione Europea. Nello scorso anno accademico, abbiamo registrato oltre 500 nuove immatricolazioni nelle nostre università da parte di studenti azeri che si iscrivono a corsi di specializzazione post laurea. L'Italia sostiene attivamente le loro ambizioni, anche attraverso un appoggio concreto offerto ai più meritevoli. L'Azerbaigian è uno dei 15 paesi al mondo ai quali è destinato il programma Investi il tuo talento in Italia, che sta riscuotendo un grande successo. Tra breve procederemo alla consegna in questa sede di alcune di queste borse di studio. La schiera nutrita di studenti azerbaigiani in Italia, da un lato, e la presenza qui di una qualificata e operosa comunità italiana costituiscono il miglior investimento dei nostri paesi per la crescita delle relazioni bilaterali. Da parte italiana auspichiamo un approfondimento dei nostri rapporti bilaterali in tutti i settori, della vita culturale e di quella economica, sulla base di rapporti politici frequenti e articolati, per far sì che tra i nostri due mari, così prezioso tra di essi, è un ponte, e che perché questo ponte, prezioso per entrambi i paesi, possa condurci verso traguardi ancora più ambiziosi di quelli, pur così rilevanti, raggiunti nell'ultimo quarto di secolo. Grazie e molti auguri per i vostri studi.